Salve a tutti ragazzi, io sono il Divino Johnny dello staff di Noi Malati di Food. Oggi sono qua per il terzo episodio del Road to Suarez. Anche con i problemi del mercato, quindi delle fasce di prezzo, io posso assicurarvi che la compravendita non è morta, ma è solo più difficile fare grandi profitti. Oggi vi porterò tre giocatori con cui si riusciranno a fare all'incirca 100-200 crediti a giocatore. Il primo giocatore con cui ho cominciato è Daniele De Rossi. Lui lo riuscivo ad acquistare ad un prezzo di 700-650 crediti e lo riuscivo a vendere sempre a 950 in pochissimo tempo, facendo così un profitto di 100-150 crediti. Il secondo giocatore era Matuidi. Con lui mi sono trovato benissimo perché lo riuscivo ad acquistare al compraora in una maniera velocissima. E lui infatti lo riuscivo ad acquistare a 1300 o in giù, facendo un profitto e rivendendolo a 1700, facendo così un profitto di minimo 200 crediti. Infine acquistavo Emenike, lui lo riuscivo a prendere sempre a 700 crediti e lo rivendevo a 850, facendo un piccolo profitto di 100 crediti. Questo video è tutto, oggi siamo arrivati a 60.000 crediti. Vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, commentare con i vostri consigli e passare dalla pagina Facebook, link in descrizione. Bella!